6 vittorie nelle ultime 6 partite per la Vogherese, che ospita un Verbano forte del successo contro l'Ardor Lazzate, che ha messo i playoff nel mirino. Sfida da brividi al Parisi di Voghera, con le due squadre più in forma del momento. Dopo 8 minuti il Verbano è già in vantaggio. Lancio da metà campo, ma il vestio addomestica in maniera incredibile il pallone, eludendo l'intervento di Lo Russo e superando De Toni. Gol d'autore per il centrocampista classe 1997, ormai un vero e proprio leader con la maglia rossonera del Verbano. Verbano avanti dopo pochi minuti, reazione della Vogherese con una bella triangolazione che porta al tiro Alessio Quaggio, ma l'attaccante colpisce soltanto l'esterno della rete. La squadra di Massimo Giacomotti prova a prendere in mano la partita, colpo di testa debole di Lo Russo, ma deve stare attenta alle scorribande di Mario Dervisci. L'ex di turno impegna seriamente De Toni e sarà protagonista di una partita più che mai importante. Dall'altra parte invece gli attaccanti litigano con la porta, clamorosa l'occasione sciupata da Romano, che da due passi non converte la punizione di Calviello. Il centrocampista allora si mette in proprio, al minuto 41 trova il missile terra-aria che finisce la sua corsa proprio sotto l'incrocio dei pali. Parisi in delirio e Vogherese che trova il pareggio proprio prima del riposo, impattando la gara sull'1-1 nella ripresa. Però altra occasione lasciata lì clamorosamente dai padroni di casa, stavolta è Quaggio che da due passi manda clamorosamente alto l'assist di un compagno. Calviello ci riprova da fuori, ma il tiro è facilmente parato da Ruzzoni. Ci tenta anche Andrini, ma la conclusione del numero 2 è particolarmente sbilenca e non crea grattacapi. La Vogherese attacca a testa bassa, ma non riesce ad inquadrare la porta una volta che arriva dalle parti di Ruzzoni. Con il passare dei minuti esce alla distanza anche il Verbano. Prima la punizione di Dervisci centra la barriera e poi il tentativo di Malvestio da fuori area che finisce alto sulla pressione di un avversario. Si rivede la Voghe in uno dei pochi spunti di ricevuti, ma la difesa del Verbano chiude bene ogni varco, mentre la squadra dei Galeazzi nel finale vuole provare a vincerla. E da un lancio lungo della difesa Dervisci supera De Toni con un tocco sotto, ma viene tirato giù dal portiere della Vogherese, che si aspetta un giallo per simulazione, mentre l'arbitro ammonisce l'estremo difensore di casa indicando il dischetto. Dagli 11 metri va proprio Dervisci, che corona una prestazione super con il gol che vale la vittoria per il Verbano, che giustamente esulta. Altri 3 punti d'oro importanti. La squadra di Galeazzi supera proprio la Vogherese in classifica, entrando con pieno merito in zona playoff, mentre la Vogherese, che prova il forcing finale, che nel finale colpisce anche un palo clamoroso su calcio di punizione di Castellano, deve alzare bandiera bianca dopo 6 vittorie consecutive. Al Parisi esulta il Verbano.